Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Undertale. Nello scorso video ho cominciato la True Pacifist, credo, e non ne sono ancora sicuro, però ho parlato con Undyne, ho dato la lettera ad Alphys, c'è stato l'appuntamento con Alphys e poi il conseguente allenamento di lei insieme a Papyrus. Ed oggi si va al laboratorio come suggerito da Papyrus stesso. Ci ha chiamato dalle fogne e ha detto: "Ehi, perché non vai al laboratorio?" E ok, io però non so. Ok, c'è una nota qui e si è aperta la porta del bagno. È una nota di Alphys. La leggi? Beh, certo. È difficile da capire per via della scrittura, ma fai del tuo meglio. E grazie per il vostro aiuto prima, ragazzi. Il vostro supporto significa tanto per me. Ma anche se è duro da dire, solo la vostra presenza non può far magicamente svanire i miei problemi. Voglio essere una persona migliore. Non voglio più avere paura. E per farlo devo riuscire ad affrontare i miei errori. Ho intenzione di iniziare a farlo da subito. Voglio essere Chiara. E allora chiamati Chiara. Questo è un problema mio e mio soltanto. Ma se non sentirete mai più parlare di me, se vorrete sapere la verità, entrate nella porta a nord di questa nota. Almeno voi dovete conoscere ciò che ho fatto. È tutto ciò che ha scritto, ok? Andiamo. Ma nel bagno? Siamo sicuri? Va bene. Ah, è un ascensore? Ma quindi è tipo il laboratorio di Dexter che ha una stanza segreta? O no? Alimentazione dell'ascensore in calo? Stabilità delle connessioni elettromagnetiche in calo. Ui ui. Perdita di quota. Ma che, cioè proprio guarda, la iella più iella nera. Beh, esco, non è che posso fare altro. E non si può andare indietro? Siamo bloccati. È il momento di svolgere ciò che Rey mi ha detto di fare. Io creerò il potere che ci libererà tutti. Io scatenerò il potere dell'anima. Questa è Alphys, quindi, che ha scritto queste cose. Annotazione numero 2. La barriera è sigillata dal potere dell'anima. Sfortunatamente questo potere non può essere ricreato in maniera artificiale. Il potere dell'anima si può solo ricavare da chi un tempo era vivente. Così per crearne di più dovremmo utilizzare ciò che abbiamo adesso. Le anime dei mostri. Ma estrarre un'anima da un mostro vivente richiederebbe un'incredibile potenza, ed oltre a non essere pratico, distruggerebbe immediatamente il proprietario dell'anima. E a differenza delle anime umane che persistono, le anime della maggior parte dei mostri scompaiono subito dopo la loro morte. Se solo io riuscissi a far persistere l'anima di un mostro. Numero 5. Ce l'ho fatta! Usando i progetti, l'ho estratto dalle anime umane. Ritengo che questo sia ciò che dia alle loro anime la forza di persistere dopo la morte, la volontà di continuare a vivere, la fermezza di cambiare fato. Questo potere sarà da me denominato determinazione. Oh! Cavolo! Quindi, un attimino, tutti gli umani che sono scesi, che sono caduti nel sottosuolo, erano determinati? O proprio gli umani in generale sono determinati proprio perché sì. Ok, c'è un foglio a terra, ma non riesco a leggerlo bene. Ascensore, perdita di alimentazione, entra nella porta centrale. Ok. Stanza del generatore. Fammi salvare. Compri le patatine per 25 G. Ma sci, dai. Ma va bene. Allora, devo entrare nella porta centrale, ma credo che sia chiusa. Eh beh, certo. Quindi devo andare, boh, non lo so. È una pianta finta. Ok, no, io cerco ovunque. Magari trovo dei pulsanti segreti come l'albero all'inizio gioco. Altro testo. Asgore ha chiesto a quelli fuori città di procurargli i mostri che si stanno spegnendo. I loro corpi sono arrivati oggi. Cosa? Sono ancora in coma. E presto tutti loro diventeranno polvere. Ma che succederebbe se io iniettassi in loro la determinazione? Se le loro anime persistessero dopo la morte, allora la libertà potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Vuoi vedere che tutti quanti i nemici che abbiamo, nemici oggi amici che abbiamo affrontato sono in realtà
i mostri che stavano per morire. Poi Alphys ha messo in loro le anime. Cioè, Alphys si è definita una scienziata buona a nulla, ma porca miseria, ti ha creato i mostri con le anime umane. Le cose non vanno bene. Nessun corpo è diventato polvere, quindi io non posso ricavarne le anime. Ho detto alle famiglie che avrei ridato loro la polvere per i funerali. La gente inizia a chiedermi che sta succedendo. Cosa posso fare? Ah, quindi ci è riuscita o no? Ah, il tavolo operatorio è appiccicoso. Per sbaglio ho premuto Z e... Ok. Hai aperto il rubinetto? Hai aperto il rubinetto? E hai aperto il rubinetto. Cacchio è. Ok, si è avvicinato, ho capito. Cellulare, cosa? Vieni a divertirti. No, non ero. A parte che non ero pronto, ma. Che cacchio è? Mnemo testa. Unisciti? No, non posso ancora risparmiare. Rifiuta. Ok, basta stare attenti a ste cose. Sono più veloci. Ok, c'è una chiave rossa sul fondo del lavandino. Ah. Ma porca. Ok, va bene. Oh, accidenti. Ok, c'è un foglio a terra, caduto, scarico e tutto quello che riesce a leggere. Vabbè, sì, però. La chiave rossa si incastra perfettamente nel foro. Il meccanismo rosso è stato attivato. Quindi ho recuperato una chiave. Ma ha cambiato testo per caso? Va bene, niente, non è testo uguale. Quindi ora posso andare in questa porta, ok. Devo recuperare quindi altre tre chiavi, suppongo. Annotazione numero 12. Non succede niente, non ho idea di che fare. Continuerò semplicemente ad iniettare a tutti la determinazione. Io voglio che funzioni. E ci credo. Numero 13. Uno dei corpi ha aperto gli occhi. 13? Ne ho saltate una? Aspetta, prima di andare avanti. Tutti i letti. C'è una tomba però qui, una lapide. È una ciotola. Ah! Mi sembrava una lapide messa al rovescio, però ok. In effetti non avrebbe molto senso in Undertale mettere una lapide al rovescio. Tutti coloro che si stavano spegnendo si sono risvegliati. Tutti loro camminano e parlano come se non fosse successo nulla. Io pensavo fossero spacciati. Scendo qui prima. O devo andare sopra a destra? Non lo so. Tanto credo che. Uno specchio. Uno specchio. Non lo so. Ah, numero 7. Ah. Ok. Ci servirà un ricettacolo per contenere le anime dei mostri quando sarà il momento. Dopotutto, un mostro non può assorbire le anime di altri mostri. Così come un umano non può assorbire un'anima umana. Ma quindi, che accadrebbe con qualcosa che non sia umano o mostro? Flawi, praticamente, credo. Gli esperimenti sul ricettacolo sono un fallimento. Non sembra differire nulla dagli altri casi in esame. Chi se ne frega, in ogni caso lavorarci su non è altro che una rottura. I semi ti si attaccano addosso e sono difficili da togliere. È proprio Flawi! Ma perché ho tutti quanti questi specchi? Oh cacchio. Ah, un altro di quei cosi? Wow, che bella boccuccia. Ma che roba è? Mistifica. Canticchia. Nessuno ti ha sentito. Che cosa? Non ho capito cosa vuoi. Che cosa devo fare? Prega. Si mette una mano sulla coscienza. Vabbè, oh, ok.
Dai, vediamo se riesce a beccarmi anche stavolta. E ti pareva? Pulisci, ti lavi le mani, non è successo nulla. Ok, ora lancia la sua testa, lancia molte teste. Ah, dovevo schivare lì, ok, ho capito. Mistifica. Capisce che non ha ancora molto tempo, che ha ancora molto da imparare su questo mondo. Ti pareva che riuscivo a farmi colpire anche quando... Anche quando non ci si può far colpire, io riesco a farmi colpire. Devo deriderlo? Sinceramente non me ne frega più niente. A sto punto premo tutto, provo tutto. Ok, fatto. Quindi, niente? Non c'è nessuna chiave, niente? C'è un foglio a terra, non riesci a leggerlo, freddo. È tutto quello che riesci a leggere, va bene. È un foro di colore blu e la chiave non me l'ha data. Allora, la cosa è che o è un nemico che compare e basta, o non lo so. Boh, provo ad andare avanti. Vado di qua. Annotazione numero 15. Sembra che questa ricerca sia ad un punto morto, ma almeno abbiamo avuto una conclusione felice. Ho restituito le anime ad Asgore. Riportato il ricettacolo al suo giardino. Ho anche chiamato tutte le famiglie dicendo loro che sono tutti vivi. Domani li rimanderò tutti a casa. Quindi happy ending? Più o meno? No. Non si sa. Ma quanto è lunga sta strada? Ok, fermi. Non so cos'era quello, ma fammi andare qua giù. Santo cielo, ma che roba è? Più mi avvicino, più sfrego la veloce. Non c'è niente. Era una chiave blu. È andata bene, quindi? Boh, io salvo per... Cioè, stavo per dire, salvo per sicurezza a sto punto, vediamo come va. Invece niente. Agisce, vediamo un po'. Pan di limoni. Contrai. I muscoli di pan di limone tremano. Eccoti nel mio inferno speciale, grazie. Caspita. Sì, dammi tempo, per favore. Mamma mia. Si capisce niente, certi mostri. Macchina estrazione di T, status disattiva. Cavolo. Determinazione. Aspetta. Estrazione di T sarà determinazione, credo. Oh, attenzione. Ma qui ci va la chiave gialla addirittura. Sotto coperte tutto quello che riesce a leggere. Vabbè. Annotazione numero 4. Ho fatto ricerche sugli umani per vedere se riesco a trovare informazioni sulle loro anime. Ho finito per ficcanasare nel castello, trovando delle strane cassette. Non penso che Asgore le abbia guardate. Non credo che dovrebbe. Ne guardi una? Videocassetta 1. Gori, svegliati. Cosa c'è, cara? E come mai è quella videocamera? Voglio registrare la tua reazione. Gori, carissimo. Qual è la mia verdura preferita? La carota, giusto? No. La mia verdura preferita è... l'edamame. Ah, ok. Cara, torna a dormire, su. Va bene. Ora, se fossi un cane, di che razza sarei? Non lo so, tesoro. Che razza di cane saresti? Sarei... una mamma maltese. Ho capito. Sì. Ok, sicuramente questo è il primo umano. Sono i genitori del primo umano. Un giorno potresti diventare una grande momica. Beh, io vado a letto. Ehi, e dai, Tori. Cosa? Come Tori? Ehi. No, ma... sono Asgore e Toriel! Oh, sono Asgore e Toriel! Oh, santo cielo. Forse c'è troppo buio per il video. Si è girato anche il personaggio.
Videocassetta 2. Ok, Link. Cosa? Ferro faccia spaventosa. Oh, aspetta, avevo l'obiettivo coperto. Cosa? Adesso non la vuoi più fare? E dai, smettere di prendermi in giro. Ma che cosa? Io ste cose non me le ricordo. Oi là, Link, sorridi alla camera. Ah, stavolta ti ho beccato, ho lasciato il coperchio apposta. Adesso stai sorridendo senza motivo. Cosa? Oh sì, mi ricordo. Quando abbiamo provato a fare la torta al caramello a papà, giusto? Dovevamo decorare la torta con dei ranuncoli di zucchero. Ma ci siamo sbagliati e abbiamo usato ranuncoli veri. È vero, quei fiori l'hanno fatto stare davvero molto male. Mi sentivo così in colpa. La mamma si era arrabbiata un sacco con noi. Avrei dovuto riderci sopra, come hai fatto tu. Comunque, che cosa vorresti dirmi? Eh? Spegnere la videocamera? Ok. Che cosa stiamo guardando esattamente? O meglio, leggendo. Non mi piace quest'idea, Link. Cosa? No, non sto. I bambini grandi non piangono. Sì, hai ragione. No, non dubiterei mai di te, Link, mai. Sì, saremo fortissimi, libereremo tutti. Andrò io a prendere i fiori. Non sto capendo. Link, riesci a sentirmi? Vogliamo che ti svegli. Link, devi avere determinazione. Non puoi lasciarci. Sei il futuro degli umani e dei mostri. Psst, Link, per favore, svegliati. Non mi piace più questo piano. No, ho promesso che non avrei mai dubitato di te. Sei, giusto? Dobbiamo solo ottenerne sei. E lo faremo insieme, vero? Io vado via da qui. Non ho chiaro, ma la wiki penso mi chiarirà le idee. Ad ogni modo, andiamo avanti. Non ho idea di dove sto andando. A caso proprio. Ok, la chiave verde si incastra. Non ho ben chiaro quello che devo fare. A parte sì, trovare le chiavi. Ok, questo è chiaro. Ma mi manca una chiave, la blu e la gialla. Oi. Ora che Metaton ha successo, non mi parla nemmeno. Eccetto per chiedere quando finirà il suo nuovo corpo. Ma ho paura che se lo finirà non avrà più bisogno di me. E quindi non potremo più essere amici. Senza contare che ogni volta che ci lavoro su inizio a sudare un sacco. Quindi cosa sono questi? Dei ventilatori per il sudore? C'è un pulsante sul muro. Lo premi? Eh sì. Ah, così se ne va la nebbia, ma si forma un nuovo nemico. Un cano gigante con 5 zampe. Guarda, ti vengo addosso io perché se aspetto che vieni tu. È l'amalgamato? Ah! Accarezza! È troppo lontano per essere accarezzato, accarezzi solo l'aria. Questo cano è strano. Fai un cenno. Vieni qua. Balza verso di te stillando un liquido strano da un orifizio. È bello! Ehi, cano! Sei un cano un po' cattivo, sai? Non mi piaci. Cano cattivo. Giochiamo però. Allora tu sei un cano buono, allora. Vuoi giocare come un bravo cagnolino. E riesco a farmi colpire anche quando non dovrei! Ti ignoro. Ma sembra essere ovunque ti guardi. Brenne, sono scemo io. Quello potevo evitarlo tranquillamente. Allora, senti un po', fammi mangiare, coso. Tu non sei un cane bravo, tu meni, quindi non mi piaci. I gatti sono meglio. Infatti Temmy è un gatto ed è buono. Ho fatto tutto, ho provato tutto, devo fare più volte la stessa cosa, la stessa azione? Gioca. Ok, lanci una cosa, da calmato te la riporti indietro con orgoglio. Ora, amalgamato e stanco, appoggia il suo amorfo, gocciolante corpo su di te. Sì, amorfo, senza forma, però in realtà la forma ce l'ha. Ok, lo accarezzi con decisione. Sembra che l'amalgamato sia soddisfatto di tutto ciò. Congiunzione è contento.
E niente chiave, ma porca merda. Ah, ma questo qui si è mosso, l'ho visto. Aspetta, oh cavoli. Cioè, quello si muove, ma non è un mostro? Il mostro è questo? Fa tanto freddo. Mi dispiace. Ridi. E continui a ridere. Troppo buffo, non ti fermi. Le lacrime ti solcano il viso. Cosa non è quello che hai fatto? Ghiaccio. Scherza? Però se lo derido. Ah! Ho capito. Ho capito. Le chiavi non spawnano con tutti i mostri, ma le note mi dicono dove sono. Però sto coso è ora che hai vinto. Così. Ok, questa è la chiave blu e so dove era gialla ora, perché sotto le coperte c'era scritto. Annotazione numero 21, ora sto tutto il tempo alla discarica, ne faccio parte. Wow, Arfi, sei un'opinione altissima di te. Oggi Asgore mi ha lasciato 5 messaggi, 4 sulla rabbia di tutti. Uno su questa tazzina da tè che ho trovato che gli ricorda di me. Grazie Asgore. Ok. Famiglie continuano a chiedermi quando tutti torneranno a casa. Che cosa dovrei dire loro? Non rispondo nemmeno più al telefono. Beh, poi è successo quello che è successo. Si è risolto tutto. Abbiamo visto che, insomma, è andata bene alla fine ad Alphys. Quindi quegli altri mostri che ho incontrato non servono praticamente a nulla. Solo lì da contorno. Quindi devo cercare sotto le coperte, giusto? Guarda, eccola qua. È una chiave gialla, l'attacchi a portachiavi. Era quella con col cuscino coperto. Bene, ora andiamo quindi a mettere queste ultime chiavi e poi possiamo arrivare al vero laboratorio. Infatti diceva sotto le coperte. Bene, andiamo a mettere anche l'ultima chiave blu che era da tutt'altra parte. Sta parte è carina, però ti fa pensare. Tu sconfiggi il mostro e dici... Cavolo, ma non mi è apparsa la chiave, quindi ho sbagliato qualcosa, ho buttato la run, devo resettare? Invece no, devi leggere le note che ti dicono dove si trovano le chiavi. Però devi anche capirlo che le note ti dicono dove si trovano le chiavi. Allora, le chiavi le ho messe tutte e penso che nel prossimo episodio continuerò Undertale, perché questo qui penso che il laboratorio può essere un episodio a sé stante. Può stare tranquillamente da solo questo episodio. C'è roba. Ce n'è di roba. Quindi preferisco lasciarlo così, da solo. Wow. Ogni volta che gioco a Undertale, ogni volta che vado avanti, trovo sempre qualcosa di nuovo. È stupendo sto gioco. Amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo martedì prossimo con il proseguo di Undertale. Bye bye!